Buonasera signor Ragni, come si sente ad essere qua in questa zona verde di Ellera, in questa giornata di sole? Direi molto bene, poteva essere meglio se quell'incompetente di Cenci mi schierava titolare. Dopo... Quindi panchina? Sì. Anche oggi in panchina signor Ragni? Sarà un po'... Quindi signor Ragni, guardi dentro lo schermo, vediamo la sua faccia un po' contrita. Sì, vabbè, certo. È disperato. Sta mettendo in dubbio delle decisioni tecniche del settore? Direi proprio di sì, perché... Ah, quindi c'è un momento di contestazione allora. Beh, direi perché un elemento imprescindibile come Dario, come lo stesso Michele. Dario, cosa hai da dire dalla tua? Niente. Come niente? Poi questa stagione calcistica è finita, poi si discuterà il contratto per il prossimo anno, vedremo. Quindi la sua intenzione qual è? Di creare polemica all'interno spogliatoio? Penso proprio di sì, perché diciamo che il mister non capisce veramente niente. Si rende conto di quello che sta dicendo, signor Fiorucci? Ma più o meno sì, se ne assume le responsabilità. No, quelle no. Non se ne assume le responsabilità. Un'altra domanda, Michi. Dai, un'altra. Dica al signor Michele Priore. Le dichiarazioni di quest'anno, come si è trovato in questa società? Mi sono trovato abbastanza bene. L'accompagnatore dei giovanissimi è un po' testa di cazzo, ma... Lei sa cosa sta andando incontro, no, signor Ragni? Beh, però, diciamo, mi sono trovato sempre bene. Guardi qua, signor Ragni, abbia il coraggio di guardarmi in faccia. Compagni sono stati molto, molto bravi. E un parere speriamo su... di rimanere anche il prossimo anno. Un però... parere su Michele Priore? Michele Priore è un giocatore dalle indubbie qualità tecniche. Morali? Morali anche. Un parere su Nicola Liguori invece? Parere su Nicola Liguori attaccante completo. Diciamo non ha trovato però nello spogliatoio la sua arma vincente. Diciamo è stato un po' ai margini della squadra. E niente. E per comunque. Il futuro, per il futuro, beh, diciamo che il Ventinella già mi ha ricontattato, ma. Non so, Montemabbia qui mi hanno offerto un contratto molto, molto importante. 2 barattoli da 5 kg di Nutella e una paella. Non posso... Non si può rifiutare un'offerta del genere. Diciamo, poche offerte saranno in grado di batterlo. Quindi darà una sua conferma sicuramente oppure? Beh, penso di sì. Viva la Nutella, viva la Nutella. E viva le dimissioni di questo uomo qui. Comunque speriamo di divertirci in questo, diciamo che nessuno si rompa, diciamo. E in bocca al lupo allora. E in bocca al lupo a tutti. E del nuovo allenatore Radi. Ah, del nuovo allenatore Radi? Ah no, senza dubbio della squadra avversaria. Aspetta, le casacche.